sta macchina di chi era? Sì, siamo ritornati. Di chi era sta macchina? Di chi era? La macchina si ritira. Dove sta? Spostiamo. Siamo ritornati in onda, vi chiedo scusa, ci sono problemi. Sono problemi con la connessione. Adesso la qualità del video è un po' peggiore di prima perché non sono più in 4G ma in 3G. Però almeno in questo momento così ho la connessione, mentre col 4G temporaneamente non ce l'avevo. Adesso cerco di ripristinare. Quindi abbiate pazienza. Adesso cerchiamo di capire come ci lasciamo il video. Ok, sono contento che anche col 3G si vede in modo decente. Purtroppo il 3G, sapete, è soggetto a tutti gli altri cellulari, quindi adesso si vede bene, più tardi potrebbe vedersi male. Invece col 4G, quando funziona, si vede bene e basta. Per il momento però il 4G non ne vuole sentir parlare. Ho fatto diversi tentativi senza riuscire a ripristinare la connessione. Come vedete siamo sempre qua, in mezzo a una folla. Ci sono tanti giornalisti che giustamente vogliono lavorare. E i migliori del movimento. Napolitano, capo, mandamento! Napolitano, capo, mandamento! La politica, la mafia è la politica è mafia, o mafia è politica uguale. Ci mancherebbe. No, ci sono solo le batterie, non bene. Trasmetto col 3G del telefono. Sì, che costa 30.000 euro. Economico. Dove sta? Sta con lui. Mi chiamano. Dillo a lui. Massimo. Chiama Marco che sta con te, per esempio. E come fa a parlare? C'è un altro parlante, come fa? C'è un impianto, io lo tengo. Non posso io gestire la qualità dello streaming, ragazzi, non si può. È quella che è, se è buona è buona, se non è buona non è buona. Ora mi chiedete di abbassarla, non posso. Ok, questo posso farlo, vi faccio vedere la piazza. Ragazzi, andavo alla cieca, spero che la panoramica sia venuta bene, perché ovviamente il telefono era 2 metri da me e non riuscivo a vederlo. Ho usato tutto il bastone, quindi non potevo controllare l'inquadratura. Ditemi se andava bene. Tutto piatto. Questo me lo chiedo anch'io, ma Beppe da dove parlerà? Vorrei saperlo anch'io. Il trasportatore. Repubblica dice 1 miliardo di persone, io non lo so perché essendo in basso non ho la visione totale. Non ho idea, potremmo essere anche 200 in teoria. O 1 milione, per me non cambierebbe niente, io vedo solo gente intorno a me e basta. Anzi, ditemelo voi quanti siamo, vi faccio la panoramica di nuovo, ok? Yeah.
non spingermi per favore. No, aspetta, scusa, se posso chiedere se facciamo il cambio di posto e così metto il microfono. Ah, là c'è la France Press. Posso chiedere questa cortesia? Vito! Napolitano, capomandamento! Napolitano, capomandamento! Sì, sono in onda. Sei in lavoro live. Sono live? La Napoli si fa presidente! Dai, facciamo un po' di cordone e facciamo ripassare. Ecco, ma che sono arrivato qua? Un megafono. Scusa, dai Vito, vai di diaframma, Vito, di diaframma. Fate cordone e fatevi passare. Piano, piano, faccia da perno, faccia da perno. Movimento, fate cordone, dai. Ma dov'è che andiamo? Dove andiamo? Dopo che abbiamo fatto il cordone, dov'è che andiamo, Vito? Piano, calma ragazzi, spingete piano per favore. Spingete piano, carino, no? Piano. Ma perché facciamo queste onde a destra e a sinistra? Uè, ciao Davide, come stai? Bene. Perso nella folla. Anch'io. Ah, parla come il Papa. Ci sto provando. Mi vado sopra come il Papa. Permesso. Mi fate passare, please. Vinto. Ciao. Ma che è successo? Perché siamo qua? Ma cos'è? Lo fanno salire sopra? Sono andati a chiedere. Perché così non si sa, e che ne so io, se lo sapessi. Ah, okay. Se faccia da sopra? Ok. Ma che succede? Boh, diccelo. E io non lo so. E io lo seguo quando riesco. Tipo adesso non lo sto seguendo, non so neanche dove sia. Ma questa non è la TV della cosa? Sì, lo è. Però non so dov'è. Avete perso? No, perché siamo venuti con due macchine diverse, quindi ci siamo dispersi. Spero che riprese. Quante riprese hai fatto? Come quando lo segui? 77 più 3, 150 più o meno, 140. In 3 mesi. Dal 12 ottobre a ieri. Come ti chiami? Salvo Mandarati. Il cameraman ufficiale? No, non sono il cameraman ufficiale, sono una persona che ha deciso di dedicare un po' di tempo a questa attività. Sono diventato, mio malgrado, il cameraman ufficiale, ma nessuno mi ha investito di quello vedere, di nessuna, se dopo lo fanno salire di nessun incarico. Sono stato chiamato, vuoi venire a fare? Io ho cominciato per fatti a fare le riprese in Sicilia. E poi mi hanno detto, ti va di continuare anche dopo? Ho detto, va bene, ho cominciato con il Film Day 3 giorni, poi il Massacro Tour altri 3 giorni. Poi ho detto, vuoi venire anche per lo Tsunami Tour? Ho parlato con i miei capi, perché io lavoro, per fortuna sono di quelli. Mi occupo di marketing, sono un ingegnere elettronico. Quindi per adesso ti sei messo in aspettativa dal no, lavoro? No, sono già rientrato. In effetti l'ho presa per lo Tsunami Tour, un mese e mezzo. La campagna elettorale. Sì, poi io già dal 4 di marzo sono tornato al mio lavoro. Adesso ho preso 3 giorni di ferie per fare il tour in Friuli Venezia Giulia. Sei un attivista dei 5 Stelle? Sì, certo, sono iscritto da dicembre del 2009. Bravo Salvo! Vito, ma si va là? Ah, meno male, gli ha detto no. Ok, adesso già registro. Permesso? No, qua c'è un... Vai, tutto tuo. Vito! C'ho sempre un copio dietro le spalle. Ma si va su, Vito? No. Era mia l'idea. Era buona, era un'ottima idea. Se poi c'era anche un microfono alla grande. Sto cercando un megafono. Ma possibile che non si trovi un megafono? Ieri, quello di ieri, sapete chi era? Di Fondazione Comunista. E non si può telefonare, se è l'unico megafono di Roma facciamo una telefonata. Ma è chi era? Era di Fondazione quello. Beh, anche Dimmi. Non lo so. Beh, sono contento. Io sono un attivista
dalla nascita, da quando è venuto, non eravamo ancora amici. Altre idee? Non c'era ancora il bello. No, se Pierre distro. Locali. Scusa, ma questa dove sono affacciati i fotografi? È la France. Non è la France, è 10, non è la France. Ho detto sta per i porta. Siamo ma sono qui per continuare. Certo, ma noi lo facciamo se i nostri candidati, i nostri cittadini. Per esempio le mani. Sì, chi è? L'idea di portare la... Dimmi tutto. Sono ancora vivo, sì, per il momento sì. Se vedi che mi metto in orizzontale vuol dire che sono morto. E infatti anche in Friuli hanno fatto così, hanno preso due tavoli e hanno messo. E non mi stanno a sentire, io l'idea ce l'ho. Ora, è un vulcano sta mondo. Però non devi proporlo, vai al bar e porta le tavole. Vai, Salvo, fagli. Dai, vado io. Dai. Io lo posso anche fare. Marco. Non mi danno le tavole? Perché no? Ma scusate, è un furgone. È una domanda. Scusi, signor barista, ci può prestare due tavoli? Può provarci, per favore, grazie. Vediamo, magari ce li dà. Sì, sì, no, approfittiamo. Patrizia. Avete mangiato? No, cioè io ho mangiato alle 8 stamattina. Spremuta d'arancia, due banane e un kiwi. Ma dove sto ieri notte in giro per Roma? Sì. Tanti, no? Certo. Sì, adesso ce l'ha, ce l'ha. Abbiamo 1000 qui più quelli della cosa, non so quanti sono. Mi dite quanti sono sulla cosa? Ma quanto mi scrivi? Giro troppo? Eh? Quanto mi scrivi? Ti scrivo? Io non mi... Di sei? Dimmi il tuo nome. Donatella Alessandra. E dove che ti scrivi? Le tue mail, Salvo Mandarare, Porte Mercati. Ah no, ma sono in automatico, vuol dire che sei iscritto al mio canale. Eh sì, quelle sono le mail che il canale ti manda per informarti che vado. Quanti sono sulla cosa? Non lo so, non me l'hanno ancora scritto. Quanti sono sulla cosa? Ce lo dite, please. Comunque erano 30.000 prima che cadesse la connessione. 30.000. Quindi adesso magari saranno un po' di meno perché siamo appena ritornati in onda, magari saranno 20.000, 25.000. Arrivano i tavoli. Adesso se ritrova ce li dà. Proprio un brando tranquillo. Ma voi siete turisti? Turisti per caso? Dai. Da dove venite? San Vincenzo in provincia... No, dov'è? Dov'è? A Piombino, Livorno. Ah, vicino a Piombino. Oh, non so neanche dove è Piombino. No, lo so dove è Piombino. Lo sapevate oggi che sareste stati in intimità, eh? Ma siete venuti in questa piazza apposta a mangiare o è stata una disgrazia così? È capitato. Capito. Bene, bene. C'è un caldo della malora. Signor cameriere, le ha trovati i due tavoli? Uno? Mezzo, una sedia sgrendata. Qualcosa per... Ci può provare di nuovo? Ma ha spiegato perché? Perché ci deve... Non per darle in testa a qualcuno, per farci stare sopra qualcuno. Ci riprovi, per favore. Dovete arretrare, Massimo, ci sto io qua all'ampione, non ti preoccupare, non passano. Tranquillo, ci siamo. Facciamo dei passi indietro. Ecco qua, la vedete la piazza? Sì, ma poi arriva il doppio. Ma come picchia il sole? La state a vedere? La piazza! La della piazza! Ma quanti siete del TG1? Prima c'era una signora. Adesso c'è lei. TG1, io ne vedo già due. Ho visto la signora di prima, poi adesso lei, siete in due. Il palco mi sa che se lo sono rubato. L'avevamo messo, ma quelli del palazzo. Come? L'avete beccato di strada,
Abbiamo pregato il visitatore che non ci vuole prestare il tavolo. Se si va dall'altro bar ci no, ma non ce l'ha, poveraccio, magari non ce l'ha. Avete visto una scaletta? Dai, una scaletta, ce l'avete! Ma dillo al proprietario! C'è una pubblicità oggi che non l'hai mai. Se no, visto che voi avete finito, vi rubiamo il vostro. Bello, la scala, quella che ci avete. Mi viene 100 kg. Una pentola rialzata. Una pentola rialzata, c'ha ragione, e basta. E non ce l'ho 100 euro io. Salvo, lo so, mi stai arrivando in tutto il mondo, Salvo. Come? Mi stanno chiamando da tutto il mondo. Basta, aspettila, in quella fuori. Oh, dimmi. Date una sedia. Cosa? Non ho capito. E lo so perché sto davanti. Fai uscire Crimi che fa una battuta. Ma pure me la schiacciare. Sì, ci sono circa 20 secondi di ritardo. 20 secondi di ritardo, ciao. Quando stavamo allo Tsunami Tour mi hanno chiamato dal Brasile. Ma noi abbiamo, ecco, saluto Gianluca Perseo che ci segue dalla Cina. Venduti. Non so male che scassiamo le orecchie a qualcuno, perché quando parli si sente tutto. Madonna, quanto picchia il sole oggi, oh. Beh, perché in Sicilia non siete abituati. Non lo so, io dal 98 che non ci abito più in Sicilia. È grasso ormai. Lì c'è sempre quella bella nebbiolina, sai, tranquilla. Le zanzare. Il bello del mondo. Sei diventato il nostro primo telegiornale la mattina, ormai tutti accesi, quando si accende da solo il computer ti senti Salvo. Il mi scappa la diretta. La scappa la diretta. Salvo, Salvo. Lo sai che è importante? Che mi sono seguita in streaming tutti le ragazzi, sere. Aspetta, ragazzi, no, abbiamo detto fermiamo la lampada. Permesso? Mi fate entrare, per favore? Vai Salvo, vai Salvo, vai Salvo. Come fanno di qua sopra la finestra? Poi arrivo dentro. Arriva di là, fermalo di là. Ok, mi fate passare per favore? Mi fate passare? Salì, però fermali tutti. Sì, ma poi dopo che arriva passa. Dove lo mettiamo? Ma dove? Non l'abbiamo deciso noi questa cosa. Sì, ma dove? Non lo porti a me, ma dove niente? Non mi rispondo, allora ragazzi, stiamo salendo, così almeno vi faccio vedere la piazza, magari non riesco a farvi vedere bene, ma almeno la piazza. Eccoci qua. E così la vedo anch'io, fra l'altro. Oh. Ma qua la finestra è già occupata. Io sto bussando con 7 cammelli, saluto. 7? E io sono 8. Poi mi eviteranno per questo. Fermo una foto per il blog. Posso fare anche una ripresa per la cosa, ci sono 25.000 persone che ci stanno guardando. Ma se l'ha contato tutto? No, me lo comunicano, c'è un contatore che fa il lavoro per noi. Ecco, questa è la piazza vuota, finalmente ve la posso far vedere. Adesso se lui mi fa... 20 secondi. Aspetta un attimo.